E ciao a tutti ragazzi e ragazze, ben ritrovati qua con DJ Slash. Ragazzi, sono con questo nuovo video. E prima di cominciare ragazzi, piccola premessa. La premessa è quella che l'applicazione è soltanto disponibile per iOS e soltanto disponibile per jailbreak, per la versione iOS 9.3. L'ultima cosa che devo dirvi ragazzi, questo qua è soltanto ad scopo dimostrativo, perché ragazzi questa cosa qua è abbastanza illegale, perché si deve andare ad truffare un abbonamento mensile. Quindi ragazzi, detto questo, cominciamo e vediamo cosa si deve fare. Ok ragazzi, quello che si dovrà fare è quello di andare sull'App Store e scaricarsi questa applicazione, che è un, possiamo dire, una bank per quanto riguarda la musica, come Spotify o Spotify, non so più come si chiama, o per esempio iTunes, che si chiama Deezer, non so neanche, scusatemi la pronuncia, ma penso che si chiama Deezer, che è questa applicazione qua. E la dovrete scaricare da App Store, è un'applicazione tranquillamente scaricabile gratuitamente. E fatto questo ragazzi, dovrete riavviare il vostro telefono. Quando avrete riavviato il vostro telefono, il vostro iPhone, dovrete andare ovviamente su Cydia. E su Cydia ragazzi, qua arrivano le cose importanti ragazzi, perché dovrete fare tutto ciò che vi faccio vedere, ma in maniera graduale, cioè non è che fate una cosa prima e una cosa dopo, dovete farla come ve la dico io, tranne ovviamente le sorgenti, che quelle la potete tranquillamente aggiungerle senza alcun problema, una prima e una dopo. Allora ragazzi, adesso mi verrà fuori ovviamente il mio messaggio di errore, perché ragazzi io ho un determinato bug in Cydia, ma un bug benigno tra virgolette. E dovete andare su sorgenti. Quando siete qua su sorgenti ragazzi, è importantissimo, adesso vi consiglio di fermare l'immagine del vostro video, e dovete mettervi le sorgenti di Bite Your Apple, che è quella casella gialla e nera, e l'iconcina di Hack Your iPhone, che è quella iconcina tonda blu con l'icona di Cydia. La dovete soltanto copiare quel link, quello http://repo.hackyouriphone.org/, dovete copiare tutto. E si deve fare così, dovete andare su modifica, andare su aggiungi. Fatto questo, quando avete aggiunto queste due sorgenti, vi verrà richiesto di riavviare il vostro telefono, e se non vi viene chiesto, riavviatelo con il classico Springboard, che è la cosa migliore al mondo. Respring, scusatemi. Fatto questo ragazzi, dovrete ritornare sul vostro iPhone, sul vostro Cydia, e dovete andare sul cerca, e dovrete cercare due piccoli tweak che sono veramente fondamentali, e dovrete scaricarvi queste cose qua, Deez Life, tac. Dovete installarlo e riavviare il vostro iPhone. E dopo ragazzi dovete aggiungere quest'altro tweak, si chiama Deezer T3R, dovete anche questo qua installarlo e riavviarlo. E fatto questo ragazzi, dovrete andare su le impostazioni, dovrete andare sulle impostazioni di Cydia, di Deezer, eccolo qua, e dovete andare su Enable Premium. Fatto questo ragazzi, dovrete riavviare il vostro iPhone, lo so ragazzi, dovete riavviarlo ogni volta. E fatto questo ragazzi, avrete il vostro possiamo dire account premium di questa applicazione, che funzionerà perfettamente, vi consentirà di scaricare qualsiasi musica offline e online, potete tranquillamente skippare quanta musica vorrete e potete fare qualsiasi cosa
vi consenta questo social o questa applicazione. Detto questo, ragazzi, se vi interessa come si fa ad modificare spotti con la modalità premium, arriviamo a 15 like. Detto questo, ragazzi, statemi bene e al prossimo video. Bella.